Gentile signore e signori, un cordiale buongiorno da Andrea De Luca. Immagini che vi giungono dall'area 48 in diretta da Bologna. Al mio fianco Tobia Cavallini e in parata le splendide vetture del WRC con il Gotha del Rally Mondiale per questa parata di esibizione dei piloti che sfideranno per la 24esima edizione del Memorial Bettega, Memorial dedicato al grandissimo Attilio Bettega. E lo vedete con la Citroen numero 3 sul finestrino, Sebastian Loeb, 5 volte campione del mondo, mentre qua un altro campione del mondo che fa una carambola è Petter Solberg, che fa un po' di cinema come suo solito. Grandissimo Peter, sempre molto molto spettacolare. Un regalo di Subaru, quello di Petter Solberg. Doveva essere presente Chris Atkinson, poi ha tirato una gran botta. Eccolo qua, 5 volte campione del mondo, Sebastian Loeb, il grandissimo, forse il più grande pilota rally di tutti i tempi. Certo, varie epoche si sono succedute con tanti cambi, però Sebastian Loeb ha infranto tutti i record del rally mondiale. No, sì, lui è veramente eccezionale. Cioè, un pilota così non sbaglia mai, di una costanza incredibile. Non ci sono parole, insomma, per esprimere la grandezza di Loeb. E sulla 307 WRC Tamauto vediamo Simone Campedelli, forse, anzi senza forse, una grande speranza per il rally italiano. Simone Campedelli che l'anno scorso qui al Memorial Bettega stupì tutti e fece benissimo, come tra l'altro fece benissimo anche chi mi sta al fianco, ovvero Tobia Cavallini. Era l'anno 2000 quando stupisti tutti. Eh sì, proprio nel trofeo WRC Italia. Sono veramente spettacolarissimi questi piloti. Sì, no, come dicevo, riuscì a passare il turno nel trofeo WRC Italia e appunto meritai l'accesso al Bettega. Fu veramente un'emozione incredibile, anche perché all'epoca ero veramente alle primissime esperienze, quindi eccezionale. Grandissimo bagno di folla all'area 48, Sebastian Loeb, la C4. È bellissimo vedere Petter Solberg che qua proprio nel tornante proprio sotto di noi controllava e regolava i differenziali mentre la macchina stava sbandando. E intanto un fuori programma per Sebastian Loeb, un ruolino impressionante. Ha voluto regalare un brivido anche ai 30.000 che sono sulle tribune dell'area 48. Sebastian Loeb, che ha più del 50% di vittorie nel mondiale con la C4, un ruolino impressionante. Quest'anno ha vinto 11 gare. Grande showman invece Petter Solberg, lui è stato campione del mondo nel 2003, poi ha un po' perso la via verso il successo, ma rimane sempre un grandissimo campione. No, sicuramente uno dei piloti più veloci e spettacolari, un grandissimo personaggio. Un norvegese nato a Napoli potrebbe essere Petter Solberg, direi, per il carattere, mentre invece molto taciturno Sebastian Loeb. E abbiamo anche in parata Gigi Galli, il nostro alfiere con la Ford Focus Stobart, con la quale ha corso le gare del mondiale, le prime 10, poi purtroppo un grave incidente in Germania l'ha levato di mezzo. Comunque fa piacere vedere Gigi qui presente a girare, vuol dire che si è ristabilito dall'infortunio alla gamba, dalla frattura alla gamba. Intanto è bellissimo vedere Dell'Ari e Loeb e Gronov come fossero veramente una gara in pista. E infatti la nostra regista Francesca Portinari va a indugiare prima su Sebastian Loeb, poi proprio su Marcus Gronol, che è stato due volte campione del mondo. Bene, è tutto per il momento dall'area 48, poi torneremo insieme per le gare del Memorial Bettega. Ciao a tutti.